Una delle mie cose preferite da guardare nel traffico è quando qualcuno dietro di me cambia bruscamente corsia per cercare di superare me e quelli davanti, ma finisce col ritrovarsi ancora più indietro di dov'era perché non capisce che era già nella corsia più scorrevole. Ovviamente non conosco le loro urgenze, ma mi porta sempre un cinico senso di gioia vedere la loro sfortuna. Sono uno stronzo. Oh, e quando sei fermo al rosso e l'auto di fianco a te freme aspettando il verde, tanto da fare quei micro movimenti per partire al meglio, ma il semaforo fa: ecco un verde, ma solo per chi va a sinistra. Yeah! E quindi rimangono lì bloccati nel mezzo dell'incrocio. Ironicamente anch'io ho fatto delle cose simili, come quando al supermercato sei in coda e passi alla cassa con meno fila, ma lì c'è un problema con il prezzo di un cetriolo, che ne so, e la cassa dove stavi prima ha smistato i clienti ben oltre dove stavi tu. Al che fai, e vabbè, e torni in coda. Ma poi la cassa del cetriolo è libera e la tua coda si blocca perché al cliente davanti non funziona la carta di credito! Oh, cavoletti, vorrei poter tornare indietro nel tempo così da rimanere nella fila originale e riottenere un po' del mio tempo sprecato. Sono momenti come questi che mi fanno capire quanto sia importante avere pazienza. Che tu sia cristiano o meno, o pratichi una religione che predica determinati valori, la pazienza è davvero una virtù. Credo che il tempo sia la valuta più preziosa che abbiamo. Il tempo è letteralmente denaro. Per questo lo spendiamo. Spendiamo tempo a scuola, spendiamo tempo a lavoro, spendiamo tempo con amici e famiglia. Io e i miei animatori spendiamo tempo su questi video e voi spendete tempo per guardarli. E non avete idea di quanto apprezzi. Ma al contrario di veri e tangibili soldi, non possiamo investire del tempo per avere più tempo. Non è una cosa che possiamo depositare in banca e ritirare quando siamo in pensione, sperando di vivere di più e fare quelle cose che non abbiamo potuto fare prima. Wow, quello sì che sarebbe davvero una bella ipotesi. Viviamo in un momento di immediatezza e con la crescita esponenziale della tecnologia siamo abituati ad avere una risposta alle nostre necessità quasi all'istante. Non è una cosa negativa, cioè abbiamo le macchine perché non possiamo andare al lavoro a piedi se è a due città di distanza, abbiamo i telefoni perché non tutti abbiamo dei piccioni viaggiatori per comunicare, abbiamo forni a microonde non perché non tutti hanno il tempo di cucinare su di un falò. È convenienza. Se ho Amazon Prime e mi desse la possibilità di ricevere l'oggetto domani gratis o tra due giorni gratis, quale credete sceglierò? Sì, esatto, ricevi oggi stesso. Voglio la casa adesso! Madame, c'è gente meno fortunata nel mondo che non ha accesso, non può permettersi questi comodi strumenti. Sì, lo so, lo capisco bene e non sto prendendo in giro quelle persone. Sto solo evidenziando il nostro attuale livello di tecnologia disponibile per i consumatori. Ma non abbiamo ancora perfezionato la convenienza, non penso ci riusciremo mai. La nostra specie è insaziabile e c'è sempre qualcosa che crediamo si possa fare più in fretta o più efficientemente. Ed è quando mancano quelle situazioni, quando proviamo il ritardo, che mettiamo alla prova la nostra pazienza. Come dicevo, il tempo è costoso e prezioso. E non è una cosa che guadagniamo, ma che abbiamo sin dall'inizio e perdiamo nel corso della nostra vita. Molte cose sono fuori dal nostro controllo e a causa di ciò perdiamo un po' di quel tempo. E va bene così. E la pazienza è proprio l'accettare che va bene così. Credo che la pazienza si sviluppi nel tempo, ironicamente. Dobbiamo passare del tempo a capire cosa significhi essere paziente. È il risultato del nostro superare la delusione. Impari che dopo che hai fatto tutto ciò che puoi in una situazione e comunque non va come avresti voluto, non ha senso essere tristi o arrabbiati. Cioè, sarai un po' stressato all'inizio, ma capirai che il risultato sarà bene o male lo stesso, che ti faccia prendere dalle emozioni o meno. Il traffico non scorre più in fretta se martelli quel clacson. C'è la comprensione collettiva del fatto che il punto di essere su strada è per poterne uscire. La torta non si cuoce più in fretta se alzi la temperatura del forno. Semplicemente la brucerai e dovrai ricominciare. Se sei in fondo all'aereo, non sperare di uscire per primo solo perché hai slacciato le cinture ancora prima dell'atterraggio. Tutto ciò si applica anche nelle interazioni con gli altri. Sii paziente con la gente. Non siamo tutti sempre della stessa opinione e non puoi aspettarti che tutti abbiano avuto i tuoi stessi privilegi. Potresti avere palesi vantaggi rispetto agli altri, quindi magari non farglieli pesare e falli mettere in pari. Se sei più avanti degli altri, non serve a niente ostacolare chi è rimasto indietro. Non tutto è una competizione. L'impazienza dà solo potere a qualsiasi problema tu abbia. Hai una cosa che ti rende impaziente e l'impazienza alimenta quella cosa. E diventa un ciclo infinito finché non decidi di spezzarlo. Ma quanto a lungo bisogna essere disposti a tollerare l'attesa?
Quando è troppo il tempo passato? Vi starete chiedendo. Sfortunatamente dipende da voi e dal vostro giudizio di situazione in situazione. Non è che c'è una formula tipo tempo più empatia diviso 7 moltiplicato per ego, non lo so, è questione di salute mentale. Se cose devono essere fatte, così sia. Se stai aspettando il bus ed è in ritardo di un'ora, probabilmente c'è un problema o hai guardato male gli orari. Se stai aspettando una ragazza e questa non ti risponde sin da colazione, o ti ha dato buca o magari vuoi denunciare la scomparsa di una persona. Se è partito un aggiornamento che dice che richiederà qualche minuto, ma sono già passate 6 ore, lì è ben oltre una questione di pazienza. Si prega di non spegnere il computer durante l'installazione. No! Mi tieni in ostaggio! Non ho tempo! Sì, esatto, ho riavviato il PC anche se non avrei dovuto. E funziona comunque benissimo. Ciao ragazzi, grazie per aver visto questo video. Come al solito vi invitiamo a lasciare un like, a condividere, a commentare, quello che volete. E niente ragazzi, vi volevo soltanto dire che se ancora non l'avete visto, di guardare l'ultimo 10 nomi che tutti sbagliano, quello sui Cavalieri dello Zodiaco. Ma soprattutto che questo mercoledì ne faccio uscire un altro. Perché sono pazzo, e perché sono stupido, perché potrei dilazionarli meglio nel tempo, ma no, facciamone uscire 2 a distanza di una settimana l'uno dall'altro. E vabbè, dai, ci vediamo presto ragazzi, ciao!